Ragazzi, piccola premessa prima che cominci questo video. Io spero che vi possa interessare e spero che vi possano interessare le cose che ho detto. Vi chiedo gentilmente di poter condividere questo video per far capire e sentire cosa è successo ieri a questi canali. Detto questo, ragazzi, buona visione e bella. Perché cazzo mi dimentico sempre sta roba? Avada Kedavra! Ok, adesso va bene. E bene a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati qua con DJ Slash. Ragazzi, oggi sono qua per parlarvi di un argomento veramente molto brutto. Veramente molto brutto e non è uno scherzo, non sto scherzando. E il titolo è ciò che sto per portare in questo video. Allora ragazzi, oggi volevo parlare per quanto riguarda determinati avvenimenti che sono successi ieri e dare le mie opinioni. Ragazzi, questa qua è una cosa che vorrei fare da tanto tempo, quindi ragazzi ditemi anche nei commenti se potrebbero interessarvi determinate opinioni dal mio punto di vista su determinate cose di YouTube Italia. Ovviamente sarà una specie tipo YouTube fa cagare, solo che le mie opinioni possono essere sia negative che positive, quindi ragazzi ditemi, al massimo vi faccio anche qualche recensione di qualche canale. Comunque ragazzi, cominciamo subito con questo video. Ieri ragazzi, come è iniziata tutta questa roba qua? I mates, cioè Vegas, Anima, Surry e Stephanie sono adesso a Tokyo, sono a Tokyo per fare tantissime cose e ieri sera io sono tornato dalla palestra verso le 8, dopo non so se mi è arrivato il banner di notifica più tardi, ma non penso. E vado a vedere il video di Stephanie. Mi è venuto una notifica, video caricato. E ragazzi, mi è venuto questo titolo, che già il titolo è abbastanza strano: meno un cancro, YouTube Italia hacked by Superman 638, mi sembra. E il video in cosa consisteva per le persone che non l'hanno potuto vedere, perché ragazzi adesso non c'è più nel canale. Era un video di Salvini con la musica di Germano Mosconi e il video di GTA 5, dove c'erano bestemmie, musica copyright, dove non c'era un cazzo di contenuto. E dalle persone nei commenti, ma lo hanno hackerato, madò, minchia, sei proprio come cazzo si chiama quello di CSI, il Kane del momento. Ragazzo, ce la fai? E sì, ragazzi, hanno hackerato Stepney. Dopo questo qua mi sono un attimo informato e da quello che si è capito, questo presunto hacker molto stupido ha deciso di entrare nel canale di Stepney e non cancellargli il canale, ma bensì caricargli un video per fargli capire: guarda, sono entrato, adesso la tua difesa è molto debole. La cosa bella è che queste persone, queste bellissime persone chiamate inmates, non dormono, quindi devono editare, quindi si sono subito accorti, grazie a determinate avvisi di youtubers e fan, e sono riusciti a ristabilire la situazione. Ma la cosa più importante, ragazzi, che io non sapevo e mi è stata riferita, non è stato soltanto hackerato il video, il canale di Stepney, questo youtuber italiano per chi non lo conoscesse, ma è stato anche hackerato il canale per quanto riguarda Vegas, che è un altro membro dei Mates, e di Lion Gamer. Da quello che ho capito è stato hackerata la pagina ufficiale di Facebook un'ora o due ore prima dell'accaduto per quanto riguarda Stepney. Ok ragazzi, questa qua è il complesso di ciò che è successo ieri, intorno alle 8, 8 e mezza, e si è conclusa bene, sono veramente contento per quanto riguarda i mails, alle 9, 9 e mezza, 10 da quello che ho capito, non so per Lions, e volevo parlare di una cosa molto importante ragazzi. Allora, noi vogliamo parlare, io voglio parlare per quanto riguarda hating, per quanto riguarda furto di identità con furto molto aggravato, perché è un furto aggravato questo ragazzi. Una cosa è se ti arriva il bimbo minchia del cazzo e ti scrive sotto: sei un cancro, sei un figlio di ecco, smetti di far video, sei soltanto un bimbo minchia che fa il clickbait per avere soldi e tu sei soltanto un venduto comprato, manco fossi la pasta del pomodoro che trovi alle Supercop.
e la cosa è fare un furto vero e proprio. Perché ragazzi, per quanto riguarda gli insulti, ormai le persone più grandi, le persone con più iscritti, le persone che sanno come atteggiarsi, io penso che per quanto riguarda l'idea mi entra ed esce dall'altra parte, non esiste neanche più, non entra e neanche non si sente un insulto. Quindi ragazzi, per quanto riguarda gli insulti, non è che fanno tanto peso, inteso, sì, se sono insulti pesanti per quanto riguarda Ciccio Gamer, che lo stanno insultando per quanto riguarda la sua stazza fisica, e là sono degli insulti brutti perché si va a prendere in giro una parte estetica di una persona, ed è anche una cosa non voluta da lui, da quello che ho capito. E una cosa è insultare, per esempio, come è successo a Gabbo ieri, che ha smerdato tutti gli haters, che io vi giuro, quando ho guardato quel video, ho detto godo, 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 che lui lo insultano dicendo cancro, robe del genere, e Gabbo li ha tranquillamente smerdati con quello che ho detto anche io, cioè che gli haters danno visual, danno contenuti, danno condivisioni e danno veramente una quantità assurda di pubblico in più al canale. Quindi ragazzi, l'hating è soltanto una cosa buona per YouTube Italia, in sostanza. Ma volevo parlare per quanto riguarda un furto di un canale, perché ragazzi, una cosa è se mi hackerano anche il mio, però anche se è il mio già è un pochino diversa la storia. Perché se loro hackerano il mio canale, io ho comunque la partnership e ho anche il network. Ma se hackerano il tuo canale, tu persona che forse hai 100 iscritti e non hai ancora nessuna partner né niente, te lo hackerano, punto e basta. Ti tolgono il canale o ti mettono video a cazzo, tanto non hai partnership e non hai contratto. Ma ragazzi, una cosa è molto importante, Stefani avrà i contratti manco fosse la NASA. E se vi immaginate ragazzi, se questa persona che è entrata cancellava il canale di Stefni, minchia ragazzi, io non volevo neanche pensare che casino succedeva. Io penso che YouTube Italia prenderebbe uno spavento, perché se un hacker comincia a cancellare canali YouTube, là veramente diventa una cosa denunciabile, veramente molto rischiosa e veramente con delle pene assurde, perché ragazzi, tu metti in ballo un lavoro di una persona, metti in ballo un mercato online, metti in ballo tantissime cose dove ci sono compagnie, network, post partnership dietro, giusto perché a te ti sembra un cancro quella persona. Ma quanto puoi fare schifo, ragazzo? Ma quanto puoi fare schifo? I just wanna fuck bad bitches. All them nights I never had bitches. Now I'm all up in that ass, bitches. Mad at your boyfriend, ain't you? You's a bad girl, gotta spank you. Quindi ragazzi, questo qua l'ho fatto, questo video, per parlare di questa roba qua. Cioè, una cosa è l'hating, una cosa è quanto riguarda l'hating, tra virgolette, aggraviato, ma vaffanculo. Gravioso, mettiamola come parlava quella persona su Facebook, gravioso. Dove tu ovviamente cominci ad essere perseguitato e una persona ti ruba la tua identità mettendo video osceni nel tuo canale. Quindi ragazzi, in conclusione cosa posso dire? Se volete fare hating, fatelo, tanto è soltanto un beneficio per voi, ma se voi cominciate a fare hacking, ve lo prendete in culo tranquillamente da quelle persone là, forse da me no. E ragazzi, state attenti, perché questo qua è un mondo di merda. Detto questo ragazzi, un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, se siete quelli iscritti andate a vedere il mio precedente video per avere un po' in più. E anzi ragazzi, mi sembrerebbe da stronzo di chiedere un like. Vi chiedo di mettere un commento su cosa pensate voi. E se tu sei arrivato fino a questo momento, se tu hai guardato il video fino a questo momento, ti chiedo di scrivere una cosa. Hashtag io ci sono, così capisco che una persona ha guardato il video fino a qua. Detto questo ragazzi, statemi bene e bella!